Mi trovo a Casa Italia, oggi alle 19 ora locale la messa d'apertura di questa giornata mondiale della gioventù qui a Lisbona. La città in questo momento è completamente bloccata perché tutti gli accessi sono interdetti, proprio perché in questo momento ci sono circa 1 milione di giovani a Lisbona, nella capitale. Io mi trovo a Casa Italia, accanto a me Rebecca, una delle volontarie di Casa Italia. Vieni da Milano, giusto? Sì, vengo da Milano. Oggi è il giorno del boom degli arrivi, mi dicevi. Esatto, oggi ci aspettiamo un boom e siamo una quindicina di animatori e siamo pronti ad accogliere veramente tutti i pellegrini. Arriveranno circa 65.000, perché ecco, la delegazione italiana è composta da 65.000 ragazzi. Esatto, infatti non vediamo l'ora di accoglierli tutti, che vengono da le parti più disparate d'Italia, e sarà veramente... Casa Italia è un punto di riferimento per i ragazzi, per i giovani pellegrini, perché non soltanto gli date indicazioni utili per raggiungere i luoghi dove si terrà la GMG, ma anche informazioni sullo smarrimento dei bagagli, piccoli problemi di salute, così. Esatto, siamo pronti appunto a rispondere a tutte le domande, problemi con i pass, con appunto gli alloggi, abbiamo i nostri uffici della segreteria pronti a rispondere e anche ad accogliere, appunto siamo pronti ad accogliere i pellegrini con un caffè italiano, con un po' d'acqua o comunque con spazi dove possono divertirsi e riposare. Anche questa è la giornata mondiale della gioventù. Grazie a Rebecca per il lavoro che svolgi. È tutto per il momento da Casa Italia, Lisbona. A voi.